Ciao ragazzi, allora come vedete oggi siamo di nuovo qui a parlare di musica, in quanto date le zone, i colori delle zone eccetera, non posso andarmene su per i monti e allora facciamo due chiacchiere su Ennio Morricone. Tempo fa feci un video che si intitola La magia di Ennio Morricone, andatevelo a vedere se non avete niente di meglio da fare. E lì spiegai, dissi all'inizio che la musica di Ennio Morricone è dentro al quadratino magico, cioè tutti quegli elementi che rendono una musica perfetta e bellissima. Quindi analizzeremo un pochino, facciamo due chiacchiere riguardo il tema di Nuovo Cinema Paradiso, il tema d'amore. Il mio arrangiamento suona all'incirca così, vi faccio sentire un pezzettino. Eccetera eccetera. E qui chiudiamo. Tipo una cosa del genere. Allora, ragazzi, cosa possiamo capire qua? Tanto vediamo un po' gli accordi, così capite di cosa stiamo parlando. Facciamo una brevissima analisi armonica. Il mio arrangiamento è in sol minore, comunque ora non so la tonalità originale quale sia, non mi ricordo, comunque è uguale. Siamo sol minore, si bemolle maggiore. Voi per la tonalità originale ve lo trasportate, ma il concetto, quando studiate l'armonia, non è che dovete studiare solo in una tonalità, cioè quello che capite in una tonalità dovete capire i vari gradi, i rapporti fra i vari accordi, dopodiché potete trasportarlo in qualsiasi altra tonalità. Mi spiego? Il giro di do, la minore, re minore, sol 7 ha dentro gli stessi legami, gli stessi rapporti fra gli accordi che può essere su un giro di sol. Sol, mi minore, la minore, re 7. Ok? Sono sempre gli stessi rapporti, avete solo cambiato tonalità. Basta. Detto questo, siamo in sol minore. Quindi il giro armonico è sol minore, do minore, fa, si bemolle, quindi questi quattro accordi, questo legame fra i primi quattro accordi è un classico della musica barocca, è una progressione non significa progressione di accordi, la progressione in musica classica è uno schema, un rapporto fra varie note che si ripete uguale trasportandosi. Ok? Quindi avremo. È lo stesso che c'è in Santana, lo stesso che c'è in Handel. George Frederick Handel. Lo stesso che c'è in Tenco, lo stesso che c'è in Still Got the Blues di Still Got the Blues. Quindi è un tema utilizzatissimo che deriva dal barocco. Quindi sol minore. Il canto canta la terza, il si bemolle, quindi qui è un intervallo di decima fra queste due note, sol, si bemolle, la decima è un intervallo di terza portato all'ottava alta, do minore, fa, si bemolle con il ritardo,
Il ritardo, anche questo è un abbellimento che deriva dalla musica barocca, cioè... Questa nota mi bemolle è un prolungamento dell'accordo precedente, una nota dell'accordo precedente che si prolunga di più sulla battuta successiva, sull'accordo successivo. Questa nota non farebbe parte dell'accordo, perché il si bemolle vorrebbe il re qui, invece ci metto il mi bemolle, la quarta. L'intervallo di quarta, quindi si bemolle quarta, è inteso 9 volte su 10 come un ritardo, cioè quella quarta lì è una nota dell'accordo precedente che si porta sul si bemolle per poi risolvere sulla terza. Mi bemolle, re. Quando la eseguite dovete farla sentire un pochino più forte della risoluzione. Ricordatevi che la tensione va fatta sentire più forte della nota risolutiva, perché la tensione si accumula, poi sulla risoluzione si rilassa la musica e quindi va suonata un pochino più piano. Quando voi fate una cadenza do, sol 7 e do, il sol 7 va suonato un po' più forte della risoluzione, ok? Quindi stessa cosa, il ritardo, il mi bemolle, quindi siamo qui a... Quindi... Scusate. Ritardo, risolvo. Quindi siamo in si bemolle. Poi qui abbiamo un classico passaggio, si bemolle, basso discendente che va a sol, cioè questo che c'è in Don't Cry, c'è in Yesterday. Questo è un altro cliché, un altro di quelle cose che sono nel quadratino magico per rendere una musica perfetta: il basso discendente da maggiore a relativo minore, ok? È quello che fate qui, maggiore, do maggiore, risolvo, scusate, mi porto verso la minore, quindi questo qua in Don't Cry dei Guns N' Roses, ma lo troviamo in Yesterday, ma come dicevo, ma lo troviamo in Bach. L'area sulla quarta corda. Quindi occhio a questo passaggio qua del basso discendente, perché ne troveremo, lo troveremo parecchio. Quindi abbiamo detto sol minore con la terza che canta, intervallo di decima, fa, si bemolle con il ritardo, poi basso discendente, scusate, torniamo a sol, perché qui sentite, qui sentite il basso. Scusate, non mi ricordo più il pezzo. Sono sceso, Fa. Anzi. Sì. Quindi. Scusate, questo qui non è un fa, sol minore, ba. Questo qui è un sol minore che scende di nuovo col basso discendente. Qui fa il movimento del basso per andare a mi bemolle. Da mi bemolle vado al suo relativo minore, quindi do minore, che c'è di nuovo questo basso discendente. Ok? Avete visto questo basso? Occhio ragazzi, Da Bach, da Handel, da Bach, dalla musica barocca ai Guns N' Roses, a Ennio Morricone. O forse Ennio Morricone viene prima dei Guns N' Roses, come tempo, non lo so, comunque, sono tutto collegato nella musica. Dove siamo? Che mi agito. Eccoci qua, mi bemolle, scendo, vado da minore, questo è un la minore, settima, quinta bemolle, quindi
la sigla è proprio La minore 7, 5 B, quinta bemolle. Sarebbe un La settima, è un La semi diminuito. Quindi qui vado a questo Re con la nona eccedente, detto accordo di Hendrix, volgarmente, ma che come vedete esiste nella musica classica, esisteva già prima, è una nona eccedente semplicemente, ok? Nessuno inventa niente. Quindi nona eccedente fa da dominante del sol minore, su cui risolvo questo sol minore. Basso discendente di nuovo, mi bemolle, che diventa mi settima diminuita, che sarebbe un la nona bemolle, il mi settima diminuita, eh? Il mi settima diminuita è un la nona bemolle senza la tonica, l'accordo di settima diminuita. Se voi studiate il Walter Piston, eccolo là, Walter Piston, la Bibbia dell'armonia, capirete che quando studiate gli accordi di settima diminuita, lui parte dall'accordo di settima di dominante, aggiunge la nona bemolle, quindi un accordo di settima di dominante con la nona bemolle, se noi togliamo la tonica, diventa un accordo di settima diminuita, costruito su ognuno dei gradi dell'accordo di settima di dominante senza la tranne la tonica. Avete capito? La settima di dominante. Ci metto la nona bemolle, il si bemolle, tolgo la tonica, mi resterà le restanti note, le restanti quattro note, tranne la tonica, è un accordo di settima diminuita e potrò farlo girare su ognuno degli delle note dell'accordo di settima diminuita, potrò andare a costruire un accordo di settima diminuita, cioè, morale della favola, il La settima di dominante potrò sostituirlo con un accordo di settima diminuita costruito su ognuno dei suoi gradi, ok? È sempre lo stesso accordo che gira, tranne sulla tonica, logicamente, perché se armonizzo la tonica viene fuori il La sette, ok? Quindi potrò avere il Mi settima diminuita, il Si bemolle settima diminuita, il Do diesis settima diminuita, scusate, sto facendo una... il Mi settima diminuita, ok? Col Sol settima diminuita, è sempre lo stesso accordo, ragazzi, ok? Cosa ho fatto qui? Scusate, cosa ho fatto? Sol? Sì, è giusto. Quindi dove siamo arrivati? Questo è La semi diminuito, detto anche minore settima quinta bemolle. Questo è il Re non eccedente, Sol minore, ta-da! Fa, scusate, sì, Mi bemolle, Mi settima diminuita che funge da dominante del Re, che a sua volta sarà dominante del Sol minore, su cui torniamo. Quindi fatto proprio in accordini da spiaggetta, scherzo logicamente, io sono sempre stato il più grande chitarrista da spiaggia in circolazione, scherzo ragazzi, oggi è così. Sol minore, Do minore, Fa, Si bemolle con ritardo, Si bemolle quarta, basso discendente, Sol minore, basso discendente del Sol, Mi bemolle, basso discendente, Do minore, La semi diminuito, Re settima non precedente, accordo di Hendrix, basso Fa, di nuovo il basso che scende, che va a Mi, Mi
settima di mi vita, mi settima di mi vita. Sarebbe poi, sentite che se io faccio, oppure è la stessa cosa, si chiamano sostituzione. E poi andiamo di nuovo a sol minore. Ok, questi sono gli accordini da spiaggia. Accordini da spiaggia, cioè la base dell'armonia. Ok, così avete capito il valore della chitarra da spiaggia. Questo ritardo che vi spiegavo, la quarta che risolve sulla terza, la usa anche Axl Rose su... Quando facciamo November Rain, è la stessa cosa di nuovo, la quarta che risolve sulla terza, il ritardo si chiama, ritardo, è un abbellimento che viene dal barocco. Quindi avete capito, ragazzi? Abbiamo trovato una progressione, che è questo schema di basso, questi intervalli che si ripetono uguali spostandosi. Se voi sentite la musica di Vivaldi, praticamente Vivaldi in ogni suo pezzo mise questo stilema compositivo della progressione, è proprio tipico della musica barocca, e lì è pelle d'oca. Viene ripreso quindi da Santana, da Tenco, da tanti altri autori, da Handel, da Bach, da tutti. Va bene? Quando sentite Europa di Santana, quella lì è una progressione barocca. Dopodiché, Stilgad Blues uguale. Dopodiché, cosa possiamo dire? Cosa abbiamo detto? Scusate. Il basso discendente. Ah, scusate, abbiamo detto il ritardo. Quindi la quarta che si prolunga sull'accordo successivo. Cioè la quarta che si prolunga va suonata un po' più forte e poi deve risolvere sulla terza, che dà questo senso di tensione e risoluzione, e va suonata un pochino più forte, quindi abbiamo detto che le tensioni vanno suonate un pochino più forti e sforzate delle risoluzioni. Dopodiché, cos'altro abbiamo detto? Il basso discendente, che abbiamo trovato quindi nell'aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach, l'abbiamo trovata in Handel, nella passacaglia di Handel, che ora non mi ricordo come suonarla perché l'ho persa, non ce l'ho più in repertorio. Lo ritroviamo in Yesterday dei Beatles, lo ritroviamo nei Guns N' Roses, lo ritroviamo in migliaia di altri pezzi, Alleluia di Leonard Cohen, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo basso che scende o dall'accordo maggiore al relativo minore, o comunque anche questo basso discendente. Ricordatevi che l'armonia nasce dal basso, dai bassi. Quando studiate armonia in conservatorio, studiate l'armonizzazione del basso, cioè il basso armonizzato. La musica nasce dal basso, gli accordi nascono dal basso, dalla nota grave su cui va a stratificarsi come una bella tortina, vanno a stratificarsi le altre note sovrapponendole per terze, ok? Minore, maggiore, eccetera, eccetera. Quindi questo è un po' quello che abbiamo visto. L'arrangiamento non ve lo faccio vedere, tanto non vi interessa. Basta, direi, oggi giornatina così, ce ne stiamo in casa, ora vado a farmi due belle trofie con la salsa di noci. Mi bevo due bei bicchierozzi di Gutturnio Piacentino. So che a voi non vi piace, ma io amo i vini piacentini. Viva i vini piacentini. Viva Ennio Morricone. E niente. Spero che vi passiate una buona domenica anche in compagnia di questo semplice video. Ciao ragazzi, alla prossima.